La domanda è buona, ma alla stessa volta sembra che tu non hai visto qualche partita, perché mi hanno criticato, tra virgolette, per mettere a sinistra alto, che non è il suo ruolo così, ma metterlo non c'è. Abbiamo messo Amarek con De Bourman, che tutti e due potevano cambiare. Sì, ma abbiamo provato a fare con la squadra che abbiamo, oggi con la rosa che abbiamo, a fare qualche cambio, provare a fare cose che con la certezza che abbiamo di quello che facciamo, per migliorare quello che non facciamo bene. Qualche volta abbiamo riuscito a farlo bene, qualche volta no. Adesso, oggi, ancora, dobbiamo trovare l'equilibrio. Ma la negatività, la capacità di autodistruzione che qualcuno ha, non aiuta per niente alla squadra, non aiuta per niente al Napoli. E tutti qui, tutti che siamo qua, parliamo di un calendario a livello internazionale, parliamo di una squadra a livello internazionale che, se vogliamo vederla a questo livello più volte, ha bisogno di andare in Europa, ha bisogno di farlo bene, ha bisogno per attrarre il giocatore del livello di questi che abbiamo oggi, ha bisogno dell'aiuto di tutti. E qualcuno dirà sì, ma voi siete professionisti, sì, sì, è lo stesso, noi siamo professionisti, ma se tu invece aiutare non dà una mano, può darsi che dopo non arriviamo alla fine, me lamento, si lamenta l'altro, ma se non siamo dove dobbiamo essere, sarà un problema per tutti. Io credo che spalla a spalla, tutti insieme, per arrivare più alto, è chiaro, se qualcuno lo vuole capire, perfetto, se no, io continuo la mia strada è lavoro, con un'idea chiara, parlo con la gente per vedere che cosa possiamo migliorare e se no, provo per fare un'altra cosa. Pagando per questi cambi che abbiamo fatto, la marcatura, in qualche situazione abbiamo cambiato la marcatura, abbiamo cambiato l'altezza della linea o il pressing più alto o più basso, tutte queste cose. Non è, detto, cambia il modulo, l'anno scorso l'80% delle squadre che cambiavano il modulo erano tra le 10 minuti. Le squadre che erano le 5 primi, 80% non cambiavano il modulo. Questo significa che non è il modulo, che è la capacità di capire il calcio. Perché se no, ogni volta che un allenatore cambia il modulo, l'altro deve andare a vedere che ha scritto, dice adesso 4-3-3 noi dobbiamo fare 4-2-3-1. No, adesso lui ha cambiato 5 minuti dopo, a 5-3-2 noi dobbiamo fare 5-4-1. E come il calcio non è così, il calcio è gente intelligente che va al campo e capisce che cosa deve fare in ogni momento, io provo a fare questo. Se con questo non arriviamo a livello perché il calcio italiano è così difficile, va bene, ciascuno ha la sua opinione. Io guardo lo stadio in Italia e alla gente non piace il calcio che vede, che vuole vedere un calcio propositivo, offensivo, e tutti lo sappiamo, ma dopo nessuno vuole dire sì, è vero, questa è la strada, dobbiamo cambiare la strada. No, lui deve cambiare la strada perché noi siamo sì, sì. Cambiate la strada, alla fine vediamo che succede con la Germania, con la Spagna, con l'Inghilterra. Vogliamo cambiarlo? Ciascuno deve decidere che cosa vuole fare. Io continuo a dire, se sono qua è per provare a vincere, credo che l'avevo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto una grande stagione nel primo anno, e provare a vincere di più, con un discorso che è lavoro, professionalità, serietà. E se possiamo giocare bene e fare reti e non subire, meglio. Sì, possiamo migliorare la fase difensiva? Meglio. Se qualcuno vuole dare una mano, meglio. Se non vuole dare una mano, vogliamo continuare con l'autodestruzione? Continuiamo con l'autodestruzione. Che succede alla fine? Non lo so. Io continuo con la mia strada, che è lavorare per trovare il cammino giusto per arrivare al terzo, al secondo, al primo, o a vincere la Supercoppa, o a vincere la Coppa, non lo so. Ma darò il 100% per farlo bene. A oggi, all'ultimo giorno, che sarà domani o dentro di 10 anni o sarà dopo 3 mesi, non lo so, ma 100% sicuro, con onestità, con serietà, che ripeto, a qualcuno non le piace, continuavo a guardare, no, questo ci ha toccato l'orecchio e ha guardato l'altro così, questo significa che analizziamo la cosa serie più serie, che fa la squadra, cosa può migliorare, e dopo la fine facciamo tutto.